Liguria, Todi, lo dice il sindaco di Genova. Scusa se ti interrompo, sul decreto di Genova c'è una cosa allucinante, secondo me. C'è la motivazione perché Autostrade è esclusa dalla ricostruzione del ponte. Non era necessario scriverlo. C'è scritto poiché è responsabile del suo crollo, cioè prima che intervenga la magistratura. C'è una cosa gravissima, che questa viene impugnata. Questo è evidente, no? È roba davanti. Su come intendano la giustizia, lo abbiamo visto ieri. Con l'elezione, altro argomento, con l'elezione democratica, perché avviene così, di Ermini a vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, la reazione del Ministro della Giustizia è stata una reazione assolutamente fuori dalle istituzioni. Cioè lì si è registrato un voto, una contrapposizione che le correnti all'interno della magistratura esistono da sempre, da quando esiste il Consiglio Superiore della Magistratura, e il fatto che sia stata un'elezione corretta nella quale non è risultato vincente il candidato della maggioranza dimostra le reazioni, da un lato che non si percepiscono il senso dei contrappesi e dall'altro lato che non si capisce che c'è una differenza tra l'amministrazione della giustizia, che da Montesquieu in poi dovrebbe essere un potere indipendente da quello esecutivo, esatto, e da quello legislativo. Detto ciò, la vicenda anche di Genova la citavo per dire che, al di là della delusione per i contenuti del decreto, che presenta, come hai detto tu, anche elementi francamente discutibilissimi quantomeno, ricordo che il ministro Toninelli aveva detto che in 5 giorni avrebbero fatto la demolizione del ponte e avrebbero risolto entro il mese, parlava ad agosto, la questione delle persone che sono state dislocate diversamente perché abitano nei pressi del ponte. Ora è inutile, nessuno di noi vuol fare l'avvoltoio, ma quantomeno di non ripetere dei meccanismi che imputano agli altri, ci sarebbe aspettato, no, da un governo che dice che è del cambiamento. Invece siamo qui a distanza di tempo con un decreto che probabilmente non è sufficiente, dove essere integrato. E anche questo però è frutto del fatto che, siccome la responsabilità è di Toninelli, cioè di un esponente del Movimento 5 Stelle, francamente non ha l'altezza da quello che sembra del suo ruolo, anche lui, però con le spalle al muro si cerca di trovare una soluzione un po' alla disperata, così. Bene. Ecco, l'impressione è che Salvini stia marcando stretto 5 Stelle e li sta costringendo a fare queste scelte, che hanno messo già Tria in una condizione di predimissione. Da quello che abbiamo letto, anche se è ovvio che se le cose non vanno, Salvini ne avrà giovamento comunque. Anche se il Presidente della Repubblica, in extremis, ha cercato di metterci una pezza, e ha chiesto a Tria di non dimettersi, ma la situazione è veramente grave da questo punto di vista. Senti, è grave che alla prima occasione sia avvenuto questo, ed è evidentemente un segno che Salvini ha sempre due partite da giocare, quella sui 5 Stelle e la eventuale riapertura del dialogo con il centrodestra. E certo, va bene, Roberto, io però adesso devo chiudere perché devo chiamare Raimondino, va bene? Okay. Vi lascio Raimondino volentieri e buona ripresa. Grazie, ciao. Allora, riprendiamo un attimo, ma vogliamo mandare, proprio ricordando Genova, che è stata citata adesso per il decreto, mandiamo una canzone su Genova. Sì, con questo primo brano infatti vogliamo proprio esprimere il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime in seguito al crollo del Ponte Morandi, e naturalmente esprimiamo anche la nostra solidarietà alla città di Genova per questa grande tragedia. E la canzone è la famosa Genova per noi, cantata dal grande Paolo Conte, in questo caso è cantata live a Napoli al Palazzo Reale. Ascoltiamo. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più.
Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, boschi a pesci, Africa sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono linee le vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto a Genova. Re-te-te-tem, te-tem, te-tem, rem-tem, te-tem, te-tem, te-tem. Quando vuoi, io stavo mangiando. Vai. Allora, presentiamo Ennio Raimondino, che è stato un inviato speciale della RAI in vari parti del mondo, soprattutto durante la guerra nei Balcani. È un esperto di politica internazionale, ha un suo blog. E stasera, insomma, già un'altra volta è stato con noi e speriamo di sentirlo ancora, perché è sempre un piacere ospitarlo e sentire quello che ha da dire rispetto alla politica internazionale, che è uno degli obiettivi della nostra trasmissione. Da una parte la memoria, dall'altra, di cui siamo carenti in Italia, e dall'altra l'altra carenza è il provincialismo in cui stiamo affogando, insomma, in Italia. Ecco, invece nel mondo sta succedendo di tutto. Il cuore di tutto, quasi come i programmi della RAI. Vai, Ennio. Naturalmente in Medio Oriente è sempre un vulcano acceso e pronto a deruttare in modo mortale. Dimmi. Cosa posso aggiungere? Devo dire qualcosa sul Medio Oriente, mi sembra un macello. È una partita che si gioca da sempre tra le grandi potenze, con protagonisti locali che sono il mondo palestinese, dominato e schiacciato dalla potenza militare israeliana, quindi la partita interna, due stati, due popoli, due stati che non si è risolta e che probabilmente mai si risolverà in questo tipo di progetto.
e poi l'interferenza delle grandi potenze, un tempo l'Unione Sovietica, dall'altro lato gli Stati Uniti. Oggi non c'è più il comunismo ufficiale salvo quello cinese, però la partita resta più o meno omologa. La Russia protagonista in Medio Oriente con il sostegno ad Assad, e quindi la scommessa vincente rispetto a quel tipo di crisi contro l'ISIS, contro questo integralismo islamico che ha stupito e sorpreso tutti, considerando che poi noi occidentali e quei personaggi, alcuni di quei personaggi li avevano sostenuti. Sto parlando dei paesi del Golfo, dell'Arabia Saudita, degli Stati Uniti stessi, che all'inizio li hanno anche armati, esatto, militare, tecnico e militare l'hanno dato quei personaggi, probabilmente non coscienti. È stato forse uno dei tanti episodi di stupidità più che di malvagità. Resta il fatto che comunque una parte del guaio l'abbiamo combinata noi, ed è la partita aperta. Oggi come oggi il super cattivo è l'Iran, e quindi questa paranoia trumpiana che sembra reggersi nella incerta politica estera che traballa di qua e di là, soltanto sul nemico. Deve avere un nemico assoluto, è stato un nemico assoluto per un po' il giovanotto un po' sovrappeso della Corea del Nord, e oggi quello è diventato un potenziale amico, perché già ha ottenuto un po' di consensi politici con questo incontro a Singapore. Adesso il caro leader, adesso no. Sì, esatto, il caro leader il caro leader delle tre generazioni dei Kim, e poi adesso il nemico assoluto sono gli Ayatollah, che devo dire si presentano come nemici anche più credibili, hanno altra statura. Però lì la partita diventa difficile e anche rischiosa, perché insomma, sinceramente, andare a credere alle buffonate di quel revanchista, personaggio veramente discutibile, che è Netanyahu, credo che non ci sia israeliano che un po' non si vergogna di quel premier, vero è che è inquisito per malversazioni, ruberie ed altro, prima o poi in galera ci finisce. La cosa bella di Israele, ecco, a noi sfugge, è che ogni tanto qualche premier finisce anche in galera. È capitato ad Olmert, quindi recentemente, quindi potrebbe capitare in un futuro anche al signor Netanyahu. Adesso, al di là di questa divagazione, il rischio è di una sfida assoluta, perché la partita, gli attacchi israeliani in Siria sono costanti e sistematici. Hanno ammesso loro più di 100 missioni di raid aerei. 200 addirittura. Addirittura, bene. La mancia, ottimo. Praticamente sorvolando, fregandosene delle norme internazionali, questo ormai è antica storia. C'è un piccolo particolare. Che probabilmente, anzi sicuramente, anche perché questo è stato detto dopo l'abbattimento degli Ilyushin 20, avvenivano con l'accordo con la Russia. Se no sembra un pateracchio di cose. No. Poi, per carità. E diciamoci, una segnalazione di intervento. Sì. Io sto per agire, sarò in quella zona, in quello spazio aereo, in quella zona aerea, che è diverso dal concordarla, t'avverto prima, ma avvertirti prima è una cautela per evitare gravi incidenti internazionali come sono accaduti, ma se io ti avverto un minuto prima, certo. E io ho l'aereo volo, vuol dire che ho creato le condizioni perché l'incidente si creasse. E personalmente non credo che sia capitato per caso, l'hanno cercato. La reazione di Mosca la trovo molto interessante, perché a questo punto la partita diventa difficile. No fly zone sulla Siria, quindi chi vola può far arrabbiare la contraerea russa, e in caccia e tutto l'apparato aereo russo. Due, accennavate prima, credo che dicessi tu dei titoli, la questione degli F-300. Il sistema antimissile russo, non il più sofisticato, ma quello decisamente avanzato, più avanzato di quello esistente, schierato in Russia, quindi minaccioso per i cacciabombardieri israeliani, i quali, spiegano i militari, io qua bugia compro, bugia vendo, dicono che non potranno più usare i vecchi caccia
gli F-14.